Continuiamo a esplorare degli strumenti di calcolo con i numeri complessi. Se siete appassionati di programmazione, ad esempio conoscete qualcosa del linguaggio Python, è facile scoprire che l'interprete Python è in grado di lavorare con i numeri complessi e che esistono librerie del linguaggio che ci aiutano. Vi illustro qualche semplice esempio per vederne le potenzialità, che poi lascio a voi se siete provetti programmatori o comunque siete incuriositi, avete un motivo in più per andare ad approfondire. Allora, ci servono le librerie sia di matematica che di matematica con i numeri complessi per utilizzare le funzionalità avanzate di Python e quindi le importo all'interno dell'interprete. Quello che vedete qua utilizzato è IDLE, diciamo l'ambiente standard di programmazione per Python, la versione base che viene installata insieme al linguaggio di programmazione. Quindi vi dicevo, devo importare le librerie con tutte le funzionalità che mi danno, quindi utilizzo il comando from math import asterisco, che significa importa tutte le funzioni tutti della libreria math, e la stessa cosa faccio per la libreria cmath, che contiene le funzionalità che interessano a noi con i numeri complessi, e importo per semplicità tutto ciò che mi dà la libreria. Allora, come creo un numero complesso? In modo molto semplice, assegniamo una variabile a un numero complesso, questo si definisce con la funzione complex. Vedete anche qua l'IDLE mi dà l'help. La funzione complex si aspetta due argomenti: il primo è obbligatorio, la parte reale, supponiamo che sia 5 la parte reale, separata da una virgola, la parte immaginaria. Posso non metterla, in quel caso per default gli viene dato il valore 0, noi lo indichiamo. Invece gli diamo il valore 1, diamo invio, l'interprete non risponde, vuol dire che ha correttamente diciamo interpretato ciò che gli è stato scritto. Verifichiamolo. Se io chiedo all'interprete di darmi il valore di A, mi fornisce, vedete, il numero complesso rappresentato 5 più 1 j. Quindi i numeri complessi in Python sono già nella forma con il suffisso j, che diciamo ci gratifica nell'uso in elettrotecnica. Cosa possiamo fare a questo punto? Creiamone un altro, B uguale complex, diamogli un'altra parte reale 3, parte immaginaria 1, vediamo cosa sta succedendo. Vedete il numero complesso B. Se vogliamo fare operazioni, qua le cose sono molto più semplici e immediate anche rispetto ai fogli di calcolo, perché se io voglio sommare i due numeri complessi non faccio altro che scrivere A più B. E vedete che ottengo direttamente il risultato che mi aspetto. La somma delle parti reali e la somma delle parti immaginarie. Se volessi assegnare questo risultato a un'altra variabile, non farei altro che scrivere, ad esempio, c uguale a più b. Se vado a vedere il valore di c, vedete che adesso ha assunto il valore del numero complesso ottenuto in precedenza. A questo punto, tutte le quattro operazioni sono immediatamente disponibili. Se io voglio fare il prodotto di due numeri complessi, non faccio altro che scrivere A per B. Se voglio fare la divisione A diviso B, vedete con tutte le cifre decimali che comportano le approssimazioni che utilizza Python. A-B, ci manca la differenza, ma è ovviamente immediato fare anche questo.
Posso fare le conversioni, ad esempio se io voglio il numero complesso rappresentato in forma polare, non faccio piuttosto che in forma cartesiana parte reale più parte immaginaria, non faccio altro che scrivere una delle funzioni che mi dà la libreria CMAT, che è la polar. Gli devo dare il numero complesso, ad esempio il numero complesso A, e vedete che mi restituisce il modulo 5,099 eccetera, virgola, l'argomento espresso ovviamente in radianti. Se volessi solo il modulo del numero complesso, non farei altro che utilizzare la funzione valore assoluto standard. Vedete che mi restituisce solo il modulo del numero complesso A. Se voglio soltanto la fase, questa è una funzione della libreria CMAT, phase sempre del numero complesso A, vedete, restituisce l'argomento in radianti. Se le voglio in gradi, posso utilizzare contemporaneamente la funzione degrees, che traduce in gradi sessagesimali un angolo fornito in radianti, ma degrees di che cosa? Della fase, quindi phase, del numero complesso A, quindi funzione all'interno di un'altra funzione, e vedete che ottengo 11,3 gradi sessagesimali. Per vedere l'efficacia di questo calcolo e la correttezza, definiamo un numero complesso facile, diamogli parte reale uguale alla parte immaginaria, così siamo sicuri che l'angolo, il suo argomento in gradi sessagesimali sia 45. Andiamo a semplicemente riscrivere degrees, phase, abbiamo detto il numero complesso C, e vedete che restituisce correttamente i 45 gradi. A questo punto Python, potete immaginare le potenzialità che mi mette a disposizione. Posso creare piccoli script, piccoli programmi per il calcolo, ad esempio, di serie parallele o di numeri complessi rappresentativi di impedenze oppure di ammettenze di qualunque combinazione RLC. Io posso fornire, mi dà una flessibilità praticamente infinita, limitata solo dalle mie capacità programmatore. Per finire questa parte che illustra i possibili strumenti da utilizzare per i calcoli con i numeri complessi, non voglio trascurare di darvi qualche indicazione riguardo ad applicazioni per smartphone, sia in ambiente Android che in ambiente iOS, quindi per Apple, sia un accenno a calcolatrici scientifiche reali, come dire, quindi che possiamo utilizzare anche in sede di esami sia di scuola secondaria superiore che di università, perché sappiamo che in molti casi esami di facoltà oppure esami di Stato, l'utilizzo delle calcolatrici è limitato all'uso delle calcolatrici scientifiche non programmabili, e quindi bisogna individuare degli strumenti che poi ci possono servire anche nel momento decisivo, diciamo, di un esame. Voglio fare una premessa importante prima di darvi queste informazioni. Io non ho ovviamente nessun tipo di legame, non avvaloro nessuna dei prodotti che vi indico, cerco di indicarvi qualcosa che nei vari
Play Store e App Store risulta gratuito e utilizzabile negli archivi delle applicazioni, quelle autorizzate, ufficiali, quindi diciamo che ci garantiscono una certa sicurezza nell'installazione sui nostri dispositivi portatili. Andiamo a vederne uno per iniziare. Vi propongo ad esempio questa calcolatrice per ambiente Android, si chiama calcolatrice avanzata 991 eccetera, un nome molto lungo che fa riferimento alle versioni delle calcolatrici scientifiche reali, le cui funzionalità e grafiche sono in qualche modo riprodotte dall'applicazione. Questa è la versione per Android. Vi segnalo questa perché è una delle poche, forse l'unica che ho trovato, che propone la versione anche per iOS, quindi per dispositivi Apple, sia come smartphone sia come tablet. L'equivalente in questo caso ha questo nome, NCalc Scientific Calculator, anche questa gratuita, è liberamente installabile, vedete, dall'App Store ufficiale di Apple, quindi per quanto possibile ci garantisce sulla sicurezza di ciò che stiamo installando. Per l'ambiente Android vi segnalo anche un'altra possibilità, questa calcolatrice scientifica classica, come viene chiamata, ha una parte grafica che a alcuni può sembrare un po' bizzarra, molto colorata, molto apparentemente, come dire, poco professionale, ma vi assicuro che ha una notevole efficacia. Qua sto cercando di farvi vedere la parte relativa ai numeri complessi in questa preview delle sue funzionalità. Vedete, lavora con i numeri complessi in modo molto efficace, perché mi consente la scrittura sia di numeri complessi contemporaneamente in forma cartesiana e in forma polare. Vedete, qua viene descritta la somma fra il numero complesso immaginario 5i più il numero complesso avente modulo 3 e argomento 45 gradi sessagesimali. Mi dà la possibilità di lavorare molto facilmente con i gradi anche sessagesimali e radianti, anche come dire, nella stessa operazione mischiarli, diciamo così. L'importante è che siamo noi a sapere esattamente quello che stiamo facendo, e fornire risultati a elevato numero di cifre significative, che possono però essere anche ridotte molto efficacemente per avere una visione chiara. Ultima indicazione che vi do, anche qua ripeto la premessa: non ho nessun legame di tipo di marchio, e vi indico comunque la presenza di calcolatrici scientifiche anche a costi molto molto ridotti, ma di grande funzionalità per il tipo di calcolo che a noi interessa. A qualche decina di euro siamo in grado di utilizzare ad esempio calcolatrici come questa. Vedete, nel sito viene riportato chiaramente la sua compatibilità con la possibilità di essere usata in sede di esame, calcolatrici scientifiche con funzionalità grafiche e anche con la possibilità di compiere in modo molto efficace calcoli con i numeri complessi, ricordandoci che sebbene le applicazioni per tablet e per smartphone che vi ho fatto vedere prima sono
utilissime, molto efficaci, ce le abbiamo sul palmo della mano, però in sede d'esame noi sappiamo che quel tipo di dispositivo non è possibile utilizzarlo, quindi dobbiamo avere a disposizione anche uno strumento scientifico efficace ammesso in sede d'esame. E vi ricordo che uno strumento di calcolo necessita di applicazione per essere conosciuto e utilizzato correttamente. Non posso improvvisare l'uso di una calcolatrice scientifica avanzata come queste, che hanno centinaia di funzionalità diverse. Non posso improvvisarla il giorno dell'esame, perché rischio assolutamente di fare solo pasticci, e a quel punto veramente meglio una calcolatrice con le quattro operazioni e le funzioni trigonometriche, e mi metto di buona lena nel fare i calcoli, ci metto molto più tempo ma sono molto più sicuro dei risultati che ottengo rispetto a improvvisare l'uso di una calcolatrice avanzata, che richiede pratica, conoscenza e abilità che si acquisiscono soltanto con l'uso. Quindi in ogni caso ricordatevi, qualunque sia lo strumento matematico che utilizziamo, ricordatevi che l'obiettivo è fare della matematica un nostro alleato, non un nostro avversario, nello studio dell'elettrotecnica e nello studio delle grandezze elettriche sinusoidali e nell'analisi dei circuiti dove loro la fanno da padrone.